Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Grazie per essere qui questa sera. Con questo incontro chiudiamo la rassegna Arte e Potere che è stata organizzata dall'AREF con il patrocinio della sezione provinciale di Brescia dell'ANPI e dell'associazione Fiamme Verdi. Collaboriamo da qualche tempo ormai con queste due realtà e siamo molto felici di questa partnership, chiamiamola così, e stiamo continuando a lavorare con loro, la collaborazione proseguirà anche nei prossimi mesi in vista del 72° anniversario della Liberazione, con un progetto che vedrà coinvolti dei giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia, sul quale non posso purtroppo dire di più, ma che sicuramente, di cui sicuramente avrete notizia. Arte e Potere è cominciata ad ottobre con la presentazione del libro di Roberto Ferrari sul sistema dell'arte e della cultura a Brescia negli anni del ventennio fascista. È stata seguita questa presentazione da una conferenza sulle mostre organizzate negli anni 30 nella nostra città. Abbiamo quindi presentato Raffaello on the Road, un libro di Cristiano Giometti e Lorenzo Carletti che ci hanno regalato una bellissima serata, una lezione davvero straordinaria e molto utile per mettere a fuoco il fenomeno delle mostre anche al giorno d'oggi. Infine Francesca Pensa e Giorgio De Micheli hanno delineato la figura di Mario De Micheli, un grande intellettuale antifascista, uno storico dell'arte militante. Con questi appuntamenti abbiamo cercato di offrire al nostro pubblico, agli studiosi, agli artisti, agli studenti, ai semplici appassionati del mondo dell'arte e della cultura, degli spunti di riflessione critica, ovviamente, sul... mi sono persa, lo sapevo, la diretta Facebook mi ha tradito. Dei momenti di riflessione critica, scusate, sul sistema dell'arte e della cultura a livello locale, e non solo. Abbiamo guardato al passato per cercare di mettere a fuoco le radici dei problemi dell'attualità e accanto a questi momenti storici abbiamo voluto affiancare una serata più esclusivamente dedicata al contemporaneo, alla situazione di oggi. E chi meglio di Tommaso Montanari poteva proporci una riflessione sul rapporto tra arte e potere, tra politica e cultura nella nostra epoca. Tommaso Montanari, professore ordinario in storia dell'arte moderna alla Federico II di Napoli, anche vicepresidente di Libertà e Giustizia, è stato molto attivo nella campagna referendaria per il no al referendum, è innanzitutto però uno studioso di altissimo livello, uno studioso che ha un'idea ben precisa di quello che dovrebbe essere il ruolo degli storici dell'arte. Tommaso Montanari sostiene che gli storici dell'arte dovrebbero contribuire a governare il patrimonio artistico della nostra nazione dal punto di vista della complessità culturale e non dovrebbero sottostare alla retorica della bellezza, dell'emozione, alla logica dell'evento, al mostrificio dilagante. Dovrebbero porsi al servizio dei cittadini e dovrebbero sforzarsi di più di comunicare l'esito, il risultato dei loro studi e delle loro ricerche anche ai non addetti ai lavori. L'impegno di Tommaso Montanari in questo senso nell'ambito della divulgazione è noto a tutti, penso, grazie alle due trasmissioni in onda su Rai 5, La Libertà di Bernini e La Vera Natura di Caravaggio. Queste apparizioni televisive hanno sicuramente accresciuto notevolmente la visibilità del professore e l'abbiamo toccato con mano questa sera perché purtroppo abbiamo dovuto dire di no a tantissime persone e questo ovviamente ci dispiace molto, ma nello stesso tempo questo è indizio del fatto che molte più persone cominciano a seguire Tommaso Montanari, che con le sue parole, con i suoi articoli, con i suoi libri dà voce al pensiero di storici dell'arte, di funzionari di soprintendenza, ma anche e soprattutto di associazioni, di comitati, di semplici cittadini che hanno a cuore la tutela del loro patrimonio storico artistico. Non voglio dilungarmi oltre, lascio la parola al professor Montanari, mi riserverò ancora qualche minuto in coda al suo intervento per una breve riflessione sullo stato della politica culturale nella nostra città. Ringrazio ancora professore per essere qui per la terza volta, ci tengo a precisarlo, e grazie a tutti voi per essere qui, grazie. Sono io che ringrazio Maddalena Penocchio, ringrazio l'AREF e ringrazio tutti voi per questo invito. È molto bello tornare qua, avrei voluto farlo prima, ma non ce l'ho fatta per la campagna referendaria. Devo dire che ne voleva la pena di aspettare, almeno dal mio punto di vista, anche se lo dico stasera dopo una sentenza della Corte Costituzionale che
a densa nuvola nera sul futuro della politica italiana, purtroppo, ma di questo magari parleremo un'altra volta. E sono molto contento di essere qua per tante ragioni, per il lavoro che fa l'AREF a Brescia e anche per come l'AREF ha trovato un raccordo con tante altre associazioni culturali in un complicato e faticoso, ma credo utile, tentativo di coordinamento che si chiama Emergenza Cultura. Il 7 maggio c'è stata una grande manifestazione a Roma, ormai sono passati tanti mesi, in cui abbiamo provato a portare per le strade, cosa che non si fa mai, a provare per le strade le ragioni della cultura come la intendono coloro che erano per strada, forse anche come la intende la nostra Costituzione. Stasera ho pensato di approfittare di questa occasione per usarvi un po' come delle cavie, e me ne scuso. Lo spirito però è, spero, il migliore e più disinteressato, è un po' lo spirito della ricerca universitaria, della prassi, di quella che dovrebbe essere l'università italiana, l'università in generale, cioè un luogo dove si discute e si parla di ciò che si studia. L'università è tale se c'è un rapporto vivo fra la didattica e la ricerca, è quello che la riforma Berlinguer ha stroncato, trasformando tendenzialmente l'università in un grande liceo dove si fa più manuale che non esposizione critica e dibattuta dei risultati della ricerca. E io invece credo che senza questo circuito vitale fra ciò che si pensa di originale e ciò che si dice, l'università non esista. E allora ho pensato che di poter fare qualcosa di simile, naturalmente con le dovute differenze, e quindi vorrei parlarvi, e in certi passi anche leggere qualcosa, del libro che sto faticosamente cercando di finire. È un piccolo libro che ho promesso a Don Ciotti e all'edizione del gruppo Avere, uscirà per loro, e vi dirò tra un attimo esattamente che cosa parla. Parla del tema sostanzialmente di cui si occupa la serie di conferenze che questo mio intervento chiude, cioè i rapporti fra cultura, arte, ma in generale cultura e potere, in particolare del ruolo degli intellettuali. E accanto a questo, del ruolo intrecciato indelebilmente con questo, del ruolo che può avere la conoscenza del passato nel mondo di oggi. Partirei da due agganci molto attuali, entrambi della giornata di oggi. Oggi è stato reso pubblico il blog del segretario del Partito Democratico, dell'ex Presidente del Consiglio, che torna sulla scena politica con un blog. Il blog si chiama, ora non so le parole esatte, ma insomma il concetto è Il futuro che torna. È molto interessante questa idea. Mi ricorda anche un film dell'orrore che a volte ritornano, ma non credo che questo fosse il sottotesto che si voleva far venire in mente. Ve ne leggo un brevissimo passo che non mi interessa per Renzi, ma per l'uso del passato nel discorso pubblico. Il nostro governo ha investito nelle periferie, nello sport, nelle scuole, nelle imprese, nei musei e nei teatri, perché con la cultura si definisce l'identità di un popolo. Bisogna dire, cercate l'intruso in queste frasi, non so. Noi siamo fieri dei nostri 1000 giorni, ma ragazzi anche basta, quello è il passato ormai. E questo blog non è pensato per i reduci, il passato, i reduci. La sconfitta del referendum ci ha fatto male, eccetera, eccetera, eccetera. Anche quella sconfitta appartiene al passato, cioè il referendum è consegnato alla storia, il 4 dicembre non esiste più, il passato è passato. Ci sono milioni di italiani, milioni che hanno votato sì e che vogliono vedere tornare il futuro. Allora, che ruolo hanno queste categorie nel nostro discorso pubblico? Cos'è il passato e che cos'è il futuro? E nel mezzo il nostro presente. Questo è un testo suggestivo. Un altro, sulla prima pagina di Repubblica, La macchia di Michele Serra. La macchia di Michele Serra si occupa del ruolo degli intellettuali. Parla del fatto che Philip Roth è intervenuto molto duramente sull'inizio della presidenza di Trump. Il più grande scrittore americano vivente, scrive Serra, ha definito il presidente degli Stati Uniti un artista della truffa, un ignorante privo di ogni decenza. E Michele Serra si chiede, da anni sentiamo dire che intellettuali e artisti per cui ado vivere hanno abbassato la voce e tradito il loro mandato. La verità è che anche quando si schierano, la loro voce interessa sempre meno, coinvolge solo i già coinvolti, convince i già convinti. Quella capacità di scandalo che viene riconosciuta in genere agli intellettuali come la sua unica vera virtù, è in realtà depotenziata, secondo Serra. I pochi elettori di Trump che sanno chi è Roth gli dedicheranno al massimo un'alzata di spalle,
perché ben altre sono le fonti di approvvigionamento più spicce di pronto uso che formano il grosso dell'opinione pubblica. Per chi lo ha votato, per chi ha votato Trump, la voce di Roth farà solo l'inutile lagna di un vecchio ebreo liberale. Una visione radicalmente pessimista sul ruolo degli intellettuali e in generale della cultura. La morale esterna è molto amara, in fondo Roth potrebbe anche non aver parlato, forse avrebbe fatto meglio a tacere, e in ogni caso ciò che dice è completamente irrilevante. Il passato e gli intellettuali. Il titolo del libro a cui sto lavorando dovrebbe essere, salvo cambiamenti, ma insomma lo stato attuale è questo: Cassandra muta, e il sottotitolo è Intellettuali in potere nell'Italia dello storytelling. Qual è il rapporto fra chi lavora ogni giorno, e cercherò di precisare cosa intendo per intellettuali, questa parola dalla storia in fondo recente, ma che è così importante nel discorso pubblico italiano, ma anche europeo e americano almeno. Qual è il rapporto fra gli intellettuali e il potere? Direi fra la verità, fra chi cerca la verità professionalmente e chi detiene invece la forza. Oggi, qua, in un'Italia in cui a dominare la scena è appunto lo storytelling, la narrazione, il marketing in forma di rielaborazione suggestiva della realtà. Il pezzo del blog dell'ex Presidente del Consiglio si può definire un abile, per carità, storytelling. Cassandra appare muta sul carro. Maddalena, quando tu poi vedi che io sto andando troppo lungo, mi interrompo. Sì, ma insomma, è molto minaccioso. Il fatto di avere un parte di libero da presentare può essere estremamente tentante. Cassandra appare muta sul carro del vincitore che l'ha fatta schiava. Vorrei aprire questa riflessione con l'immagine di Cassandra sul carro del vincitore, una metafora che usiamo spesso, salire sul carro del vincitore, una Cassandra che non parla, è così che la vediamo apparire nell'Agamennone di Eschilo. Nel ciclo dei poemi omerici invece, se non già nell'Iliade, ma su questo i filologi discutono molto, la principessa troiana parla, e come se parla. Cassandra ha un dono terribile, che prova, inutilmente, a condividere con la comunità. Vede in anticipo i disastri del futuro, ma non viene ascoltata. È Cassandra, l'abbiamo studiato tutti a scuola, che cerca di convincere i suoi concittadini che non dovrebbero portare dentro le mura di Troia il cavallo di legno lasciato dai greci sulla spiaggia. C'è un affresco, lo trovate facilmente in internet, famoso, realizzato intorno al 60 d.C. nella cosiddetta Casa del Menandro a Pompei, in cui vediamo Cassandra che cerca di frapporsi fisicamente all'entrata del cavallo in città. È un'immagine che può richiamarne, a me ha richiamato un'altra immagine, quella della celebre fotografia del cosiddetto rivoltoso sconosciuto scattata in piazza Tiananmen a Pechino il 5 giugno del 1989. Lì, in quella foto che tutti avete in mente, vediamo un singolo studente che si erge da solo, si contrappone da solo contro una colonna di carri armati. Cassandra di fronte al cavallo, lo studente di fronte ai carri armati. Ma mentre quell'eroe solitario della foto di Pechino interpreta i sentimenti di tutta quella folla enorme, immensa, che solo in Cina si può pensare, di manifestanti che lo circonda, nella pittura di Pompei Cassandra è contrapposta a una folla che la pensa all'opposto, è sola, la folla applaude al cavallo. Sarebbe come se a Tiananmen tutta la folla fosse stata dalla parte dei carri armati contro il manifestante. Una folla che letteralmente nella pittura pompeiana la toglie di mezzo. Vediamo gli abitanti di Troia che la prendono di peso e la spostano dalla traiettoria del cavallo. Cassandra è un intralcio a chi ha voglia di fare. Colei che parla impedisce agli altri di fare. Quel dono, quel grande dono, deve entrare in città e per farlo entrare meglio si smantella una parte delle mura di Troia.
Cassandra parla e dice la verità, ma non viene creduta, anzi è un intralcio. Invece, quando il potere prende possesso di lei, quando Cassandra è fatta schiava e portata da Agamennone sul carro, Cassandra tace. Ed è per questo che ho scelto di intitolare Al silenzio di Cassandra sul carro del vincitore un libro dedicato sostanzialmente al tradimento degli intellettuali nell'Italia di oggi. Naturalmente gli intellettuali moderni non sono profeti e non sono veggenti. È semmai Socrate, con la sua suprema drammatica capacità di mettere razionalmente in tensione la parresia, il dire la verità e la democrazia, queste due cose che per noi dovrebbero andare d'accordo e che invece Socrate svela essere incompatibili, proprio in democrazia non si può dire la verità. E semmai Socrate il paradigma più carico di futuro che ereditiamo dalla cultura classica in fatto di intellettuali. E naturalmente, se vogliamo guardare all'altra matrice della nostra cultura, quella cristiana, ovviamente la figura del Cristo. In un Vangelo apocrifo, il Vangelo di Nicodemo, in un passo che è stato molto ben commentato da Agamben recentemente, quando Pilato dice la battuta forse più inquietante dei Vangeli, che cos'è la verità a Cristo, in questo Vangelo apocrifo Gesù racconta la verità, vedi come viene trattato chi la dice dai poteri di questa terra. Questa è la risposta del Cristo, apocrifo, ma estremamente attuale. Su un piano però più profondo e suggestivo, la storia di Cassandra, così come raccontata da Eschilo, aiuta a cogliere alcune caratteristiche dell'intellettuale di oggi, o almeno così mi sembra. Cassandra è bellissima ed è desiderata da Apollo, che la investe con la sua irruenza di divino lottatore, lo stesso Apollo che insegue Dafne, senza riuscire a conquistarla. Apollo la assedia, la corteggia, la forza, alla fine la forza ad accettarlo. Cassandra inizia a concedersi ad Apollo, cede. In quel momento Apollo, riconoscente, le fa dono della profezia. Ma a quel punto Cassandra cambia idea e decide di non concedersi fino in fondo ad Apollo. Resta vergine. Apollo reagisce e, colmo di ira e di sdegno, la maledice. Secondo quello che scrive Servio nel commento dell'Eneide, la maledice sputandole in bocca. Invece di baciarla, le sputa in bocca. Ed è bellissimo questo gesto che compromette la parola di Cassandra. La invalida in qualche modo. Potrà continuare a vedere il futuro, ma quando userà la sua lingua, la sua bocca per raccontarlo agli altri, nessuno le crederà. Cassandra non è esattamente una sacerdotessa, anche su questo si discute molto tra i filologi e gli storici del mondo classico, ma comunque un punto in cui sembra siamo d'accordo è che non è del tutto consacrata al Dio che ha rifiutato in fondo, ma non è nemmeno del tutto parte della comunità. Cassandra rimane nel mezzo. Il dono maledetto che ha ricevuto la rende scomoda, la rende imbarazzante, la rende errante col corpo e con la mente. Non ha una casa. Non è del tutto con il Dio, non è del tutto con gli uomini. È capace di vedere la verità e anche di avere il coraggio di annunciarla, ma non ha il potere di convincere, non ha il potere di essere creduta. Io, in un modo che naturalmente è del tutto personale e arbitrario e non ha alcuna pretesa filologica, ho sempre letto questa meravigliosa, terribile vicenda come una impressionante rappresentazione della condizione dell'intellettuale moderno, nella sua declinazione, che per me è più interessante, che naturalmente non è esclusiva della figura dell'intellettuale, per esempio non dà conto della figura di Roth, che è uno scrittore. Io alludo, ho in mente, alla figura dello studioso, dello scienziato, che sia umanista o che sia uno scienziato delle scienze dure, poco cambia, che diventa appunto anche intellettuale pubblico, come dicono gli inglesi, intellettuale militante, si diceva un tempo. Lidia Menapace, qualche giorno fa, partigiana 92enne, ci ha ricordato all'Assemblea dei Comitati del No, ci ha ammonito, ci ha detto smettete di usare metafore militari, non dite più militante.
perché a forza di parlare di esercito ci si imbecillisce tutti, forse hai ragione. L'intellettuale pubblico. Apollo è la conoscenza, è la scienza che ti prende, ti prende come una vocazione, che ti strappa al mondo e che in qualche modo ti vorrebbe possedere, per così dire, in esclusiva. La scienza come sacerdozio, che era la via di Cassandra se avesse ceduto ad Apollo, prima amante e poi sacerdotessa di Apollo. Una scienza intesa come monachesimo, una scienza che ti innalza e ti separa dalla vita della comunità. Cassandra, invece, è la figura di chi accetta la vocazione e dedica la propria vita allo studio, ma non accetta il sacerdozio, si ferma un attimo prima di separarsi dal mondo. Chi prende il sapere, ma non accetta di darsi fino in fondo al sapere. Chi vuole rimanere nel mondo e provare a condividere quella conoscenza con tutti. La maledizione, lo sputo di Apollo nella bocca, può essere letta come la condanna a non appartenere fino in fondo né alla scienza né al mondo. È la condanna a non essere di nessuno e quindi a essere contro tutti. Da qui, sul piano culturale, la vastità delle materie su cui si è chiamati a intervenire. Il fondamento del metodo scientifico appreso nel proprio specialismo viene, cioè nel momento in cui si accetta il corteggiamento di Apollo e si ha il dono della profezia, viene messo al servizio di una critica a tutto tondo, perché, e qui cito un passo di un bellissimo libro di Edward Said del 94 che si chiama Dire la verità, intellettuali e potere, grande intellettuale palestinese che viveva negli Stati Uniti, perché più ci si avvicina ai massimi livelli del sistema educativo, più oggi si è costretti entro un campo del sapere relativamente angusto. Non è evidentemente interesse di nessuno, scrive Said, screditare la competenza di per sé, che ovviamente è un valore, purché non si consideri tale quella acquisita, escludendo dal proprio orizzonte qualsiasi cosa non rientri in senso stretto nel proprio ambito specifico. Poniamo gli esordi della poesia d'amore vittoriana, o la pittura di Caravaggio, o sacrificando la cultura generale a un ben preciso assieme di fonti convenute e idee canoniche. Il prezzo, in quel caso, è francamente troppo alto. Cedere ad Apollo completamente, se cedere ad Apollo completamente, vuol dire iperspecializzarsi di un campo ristretto e dichiararsi competente, abilitato a parlare solo in quello, dice Said, il prezzo è troppo alto. E da qui, su un piano esistenziale, Said dirà, ci vuole quello che lui chiama il dilettantismo dell'intellettuale, che può intervenire ed è chiamato a intervenire su un campo molto vasto di temi, anche non quelli di sua stretta competenza scientifica. E invece da qui, su un piano esistenziale e sociale, la solitudine di Cassandra, e cioè la solitudine di chi dice la verità, l'impossibilità di appartenere fino in fondo, perché la critica inesorabilmente separa anche dai propri compagni di viaggio. Chi dice il vero non potrà avere né focolare e neppure patria. È l'uomo della erranza, è l'uomo della fuga in avanti dell'umanità, e queste sono parole di Foucault dal suo ultimo corso al Collège de France, prima della morte, un corso dedicato alla parresia, dire la verità, si chiama Il coraggio della verità. Naturalmente è molto pericoloso scrivere un libro su questo argomento. Sono consapevole, cito Norberto Bobbio, che il dibattito tra intellettuali sugli intellettuali, cioè su se medesimi, non ha tregua, e che dunque gli scritti sugli intellettuali, sulla loro funzione, sulla loro nascita e sul loro destino, sono ancora parole di Bobbio, sulla loro vita, morte e miracoli, sono tanti che solo la memoria di un computer potentissimo potrebbe registrarli tutti. E del resto sono anche consapevole che almeno dal libro di Julien Benda del 1926 sul tradimento dei chierici, gran parte, queste sono ancora parole di Bobbio, gran parte della controversia sull'etica degli intellettuali si muove tra questi due termini, tradimento e diserzione. Ma è inevitabile, io credo che sia così. Il continuo rinnovamento del pubblico e collettivo esame di coscienza celebrato dagli intellettuali si deve al fatto che le domande centrali che dobbiamo porci sono domande, dice Bobbio, a cui nessuno può dare risposta definitiva. La risposta dipende sempre dalle circostanze, dalla interpretazione che ognuno dà delle medesime circostanze. Quali sono queste domande? La prima è giusto schierarsi? È giusto che chi ha dedicato la propria vita alla conoscenza rifiuti il sacerdozio e si schieri?
E se sì, da che parte bisogna schierarsi? E chi lo dice da che parte ci si deve schierare? In questo libro proverò a porre di nuovo questa domanda, innanzitutto a me stesso, e non sono sicuro di avere tutte le risposte, nei termini imposti dall'Italia di oggi e in quelli comprensibili dalla mia generazione, dalla nostra generazione, esaminando la condizione, le occasioni, le prospettive delle Cassandre nell'Italia di oggi, chiedendomi qual è il rapporto di queste Cassandre con il potere, con la comunità della conoscenza, con la comunicazione, con quella che chiamiamo cultura. Qual è il metro di questo tentativo di analisi? È una frase di Bobbio che mi pare straordinariamente importante. Il primo compito degli intellettuali dovrebbe essere quello di impedire che il monopolio della forza diventi anche il monopolio della verità. Queste due cose non possono coincidere. E quindi gli intellettuali hanno un rapporto col potere, ma non possono diventare potere. Non possono mettersi del tutto al servizio del potere, non possono provare neanche a conquistarlo come avrebbe voluto Platone. La questione centrale, io credo, oggi in Italia sia questa: qual è, quale può essere, quale dovrebbe essere, quale non è il ruolo della verità o del dire la verità, la parresia, che è un'espressione greca per dire chi dice la verità assumendosene la responsabilità in prima persona. Nel caso di Socrate la responsabilità è molto pesante e si arriva a pagare con la vita l'ostinazione della verità. Qual è questo ruolo? Nell'Italia, in un'Italia dominata dal marketing, dallo storytelling, dalle strategie di comunicazione, cioè da tanti complicati e molto ipocriti sinonimi di un'altra parola che è menzogna. Questa è la domanda centrale. Il libro è organizzato con dei capitoli che si occupano, che vertono su temi diversi. Il primo capitolo inevitabilmente sarà un'analisi della campagna referendaria e si chiama Diserzione e tradimento, e mi farò un sacco di amici. E il secondo, peggio ancora, parla dei giornali e si chiama Organi del pensiero unico. Il terzo dell'università, si dovrebbe chiamare Facoltà di conformismo. Il quarto, di cui vorrei parlare oggi un po' più estesamente, nei minuti che mi restano, si chiamerà Il tradimento della cultura. Il quinto, la scuola del presente. E il sesto, la conclusione, dire la verità. Questo è quello che io sto provando a fare, ed è di questo che, in maniera molto molto veloce, di un capitolo di questo libro, che è il quarto, Il tradimento della cultura, vorrei provare a parlarvi molto velocemente, per punti, e poi magari qualcosa possiamo sviluppare nella discussione. Bobbio è un po' un filo rosso di questo libro, perché mi pare uno di coloro che nell'Italia degli ultimi decenni ha detto le cose più lucide sul rapporto fra intellettuali e potere. E cito la conclusione di una sua conferenza famosa: vorrei, per concludere, dice Bobbio, togliere l'impressione che nel parlare che io ho fatto, che noi continuamente facciamo degli intellettuali, ci sia un atteggiamento di presunzione. No, prendo atto di quello che è, di quello che è sempre stato. Ritengo che uno dei compiti dell'intellettuale, che è stato finora un privilegiato, sia di dare il proprio contributo all'avvento di una società in cui la distinzione fra intellettuali o non intellettuali non abbia più ragione di essere. Questo è il problema, dice Bobbio. Questo era il problema nel 78, quando Bobbio parlava. Questo, mi pare, è ancora oggi più gravemente, più urgentemente il problema. Il titolo dell'intervento di Bobbio, che fu pronunciato in un'università, l'Università di Siena, era «Della presenza della cultura e della responsabilità degli intellettuali», che sono i diretti responsabili della quantità e della qualità della presenza della cultura nella società in cui vivono. In una democrazia moderna, io credo, la ricerca, l'istruzione, la cultura possono, anzi devono, diffondere il metodo critico tra i cittadini. E questa è forse la principale responsabilità, per usare le parole di Bobbio, di coloro ai quali si rimprovera spesso contraddittoriamente, ma con molte ragioni, una certa astrattezza, e cioè la responsabilità della condivisione della conoscenza, più di più della condivisione dell'attitudine critica attraverso i canali della comunicazione, qualunque esse siano. Naturalmente, quella che potremmo chiamare
brutta parola, l'intellettualizzazione della società non è un processo che si compie una volta per tutte. Io credo che ce lo dobbiamo immaginare piuttosto come una sorta di asintoto, un obiettivo al quale ci possiamo avvicinare sempre di più, senza forse mai però raggiungerlo del tutto. Ma questo non vuol dire che quella che io chiamerei una società critica, una società non conformista, addirittura una società del dissenso, cioè prendete l'Italia di oggi, il suo contrario, non vuol dire che questo sia un'utopia, ma anzi credo che questa tendenziale costruzione di una società del non consenso, del dissenso, sia una condizione vitale per il futuro della democrazia. Del resto è per questo che la Costituzione impone alla Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca, è solo per questo, per sviluppare non il consenso, ma il suo contrario. Su questo la riflessione andrebbe assai approfondita, ma io credo che l'articolo 9, nel suo primo comma, non solo legittimi, ma obblighi la Repubblica allo sviluppo del dissenso, perché la ricerca e la cultura o sono dissenso o non sono. Il progetto qual è della Costituente? Una redistribuzione di massa di una conoscenza continuamente rinnovata dalla ricerca. L'obiettivo finale è formare un cittadino consapevole, attivo, critico. Quanto siamo lontani da tutto questo? Beh, molto. Lo possiamo misurare con tanti dati, con tanti numeri. Proviamo a darne uno. Nell'Italia di oggi l'analfabetismo funzionale, cioè la condizione di chi, avendo letto un testo, non sa riferirne correttamente i contenuti, è al 47%, secondo l'Istat. In Messico è al 43,2%, negli Stati Uniti al 20%, in Svizzera al 15,9%. Dati su cui potremmo discutere, ma sono dati ufficiali. Prendiamo un altro dato apparentemente disomogeneo. Lasciamo perdere il referendum, alle ultime elezioni importanti, le regionali del 15%, l'astensione ha raggiunto il 47,8%. Io credo che ci sia una correlazione, non dico che il 47,8% di astensione è lo stesso del 47% con l'analfabetismo funzionale, con una battutaccia potrei dire magari. Credo che però tra queste due cose ci sia una forte relazione. Sono due dati che tra loro correlati permettono di misurare la gravità della crisi del nostro paese. Io credo che prima di essere parte della grande crisi economica globale, la crisi dell'Italia è una crisi di cultura e dunque una crisi di democrazia. Allora io credo che sia attuale tornare al progetto della Costituzione. La cultura, il cui sviluppo la Repubblica è tenuta a promuovere, è dunque il più potente strumento per favorire il pieno sviluppo della persona umana, costruire l'eguaglianza sostanziale, permettere la partecipazione effettiva di tutti i cittadini all'organizzazione politica, sociale, economica del Paese, questo è l'articolo 3, sconfiggere l'indifferenza verso le donne e gli uomini che migrano anche attraverso il nostro paese, per dare un'attualizzazione tra le mille dell'articolo 3. Ma, e questo è quello di cui parlerò in questo capitolo, la realtà, la cronaca di ogni giorno vanno in direzione diametralmente opposta. La cosiddetta cultura e anche la scuola sembrano messe al servizio di una generale de-intellettualizzazione del paese. Altro che andare verso una società in cui la differenza fra intellettuali e non intellettuali non abbia più senso, come diceva Bobbio nel 78. Si va invece verso una generale deintellettualizzazione, se preferite, al servizio di un assopimento, si potrebbero anche usare espressioni più colorite, un assopimento collettivo della coscienza critica, un addormentamento, di una nostra radicale metamorfosi da cittadini in clienti, consumatori, spettatori. Deintellettualizzazione. Un processo drammaticamente veloce, drammaticamente efficace, culturalmente egemone, per molti versi, che è reso possibile da una lunga serie di tradimenti, alcuni dei quali sono i tipici tradimenti dei chierici, cioè i tradimenti degli intellettuali. Prendo alcuni punti in modo schematico, nel libro naturalmente poi proverò ad approfondirli. Estate 2015. Il governo della Repubblica definisce per decreto la cultura servizio pubblico essenziale. E uno dice, beh, stiamo andando verso una intellettualizzazione del paese.
Poi uno va a vedere quella vicenda da vicino. Quel decreto non contiene un obbligo per lo stesso governo che lo ha emesso e quello che lo, e tutti quelli che ne prenderanno il posto a tenere aperti almeno in orario di apertura e funzionanti gli archivi e le biblioteche o a finanziare teatri e musei, ma mirava ad impedire ai lavoratori della cultura di esercitare i loro diritti costituzionali. Quella dichiarazione così impegnativa, fu convocato un consiglio dei ministri d'urgenza e il presidente del consiglio e il ministro dei beni culturali dissero: la misura è colma, dobbiamo definire la cultura servizio pubblico essenziale. Non si doveva al fatto che la Biblioteca Nazionale di Firenze per l'ennesima volta non aveva potuto consegnare i suoi libri, ma dal fatto che il Colosseo era chiuso per 2 ore per una assemblea sindacale legale e annunciata nei termini prescritti dalla legge, ma che era stata trasformata abilmente dal governo in un incidente mediatico globale. Quando qualche mese dopo il Colosseo viene chiuso per molte più ore per una festa VIP organizzata da Diego della Valle, che ha dato i soldi per quella che lui chiama il restauro, che non è un restauro del Colosseo, nessuno osa citare quel precedente. La cultura non è già più, nel Colosseo stesso, un servizio pubblico essenziale. In quell'occasione mi arriva una mail da un archeologo precario che lavora all'anfiteatro Flavio. E io vorrei provare in questo libro a dare voce ai tanti intellettuali veri che sono sul campo della nostra penisola e che spesso sono in queste condizioni, diciamo, biografiche. Vi leggo qualche riga, le rubo qualche minuto perché sento la necessità di raccontarle ciò che è di incredibile è accaduto oggi al Colosseo, per me, per noi, perché raccontare e denunciare possa far cambiare qualcosa in questo paese. Non è questa la migliore definizione di quella tensione intellettuale di cui parlava Bobbio? Parlare a mani nude, senza armi, parlare per come si può, perché qualcosa cambi nelle coscienze innanzitutto. E naturalmente, questo lo dice molto bene Michael Walzer in un bellissimo libro sull'intellettuale militante, il successo degli intellettuali non si misura nella capacità di convincere, ma nella capacità di tenere viva la discussione. E questo è il punto fondamentale, di, come dire, provocare le coscienze, se non altro, al dubbio. Piccola premessa, sono un dottore di ricerca in archeologia, guida turistica abilitata, vincitore di un concorso ai servizi culturali al Comune di Roma, ma mai assunto. Oggi si è parlato molto della conferenza stampa, ma nessuno ha parlato dello spettacolo che si sono trovati davanti turisti e cittadini presenti all'anfiteatro. Interi gruppi provenienti da ogni dove, che avevano da mesi prenotato e acquistato il biglietto di accesso all'arena, ai sotterranei e al terzo ordine, si sono visti senza preavviso vietare l'accesso sia all'arena sia al terzo ordine. E tutto mentre gran parte del secondo livello, normalmente aperto al pubblico, era chiuso. Caos totale, migliaia di turisti compressi in spazi ridottissimi. Tutto mentre sfilavano hostess, personalità, guardie del corpo, tra siede dorate e impilate, tavoli, piatti, bicchieri, lampade e lanterne, musica ad alto volume e chi più ne ha più ne mente. 2 giorni di preparativi per la conferenza e la cena di stasera che ha impedito l'accesso serale dei visitatori all'anfiteatro. Difficilmente, prosegue, dimenticherò le facce basite degli stranieri dei miei gruppi e il terribile effetto che mi ha fatto vedere dall'alto i corridoi del Colosseo pacchianamente addobbati a festa, una festa per pochi, pochissimi eletti. Franceschini scrive: pubblico e privato insieme per il patrimonio culturale. Io parlerei piuttosto di un pubblico oggi privato del patrimonio culturale. Chiudeva questo anonimo per sua incolumità, archeologo precario dell'Italia del 2016. D'altra parte, tutti sappiamo bene che in Italia il diritto alla cultura non è negato per colpa dei diritti dei lavoratori. Le biblioteche e gli archivi sono in punto di morte a causa della mancanza di fondi ordinari e di personale. D'estate i grandi musei chiudono perché non c'è l'aria condizionata. Alla Pinacoteca di Brera si possono crettare 50 quadri per mancanza di umidità. Nel centro di Napoli 200 chiese storiche sono chiuse dal 1980. E si potrebbe davvero continuare per pagine e pagine, concludendo che se la cultura è un servizio pubblico essenziale è proprio il governo della Repubblica, quelli che lo hanno preceduto e temo anche quelli che lo seguiranno, fotocopia o meno che siano, a interrompere, a negare questo diritto. Ma ammettiamo per un attimo che davvero si sia voluto dichiarare che la cultura
è un bene essenziale. Cosa su cui io sarei d'accordo? La cultura, bene pubblico essenziale, servizio pubblico essenziale. Ma di che cultura si parla quando usiamo questa espressione? Che cos'è questo? Rimaniamo al Colosseo brevemente, perché ne abbiamo già parlato nella scorsa conferenza, poi passiamo ad altro. In un Montalbano, scritto 15 anni fa, Andrea Camilleri schizza il ritratto di un commissario di polizia, così imbecille, così fesso, cito Camilleri, che era cosa cognita, che 2 anni avanti si era fatto convincere ad accattare numerose azioni di una società che avrebbe dovuto trasformare il Colosseo, dopo la sua privatizzazione, in un residence di lusso. Chiuse virgolette. Totò 2.0, diciamo. Oggi quel commissario di Camilleri apparirebbe già un po' meno fesso, perché la trasformazione del Colosseo in una location di lusso, sostanzialmente privatizzata, non è più tanto remota. 18 milioni e mezzo di euro pubblici sono destinati a costruire l'arena del Colosseo, dove ci saranno spettacoli. Non sappiamo che spettacoli saranno, ma spettacoli. Per separare il Colosseo dal corpo vivo dei monumenti di Roma, il Colosseo deve essere isolato, ha detto Franceschini. L'aveva pensato anche il ministro Bottai. Si è dimenticato di dire che dietro il ministro Bottai c'era Mussolini, che era il capo di quel governo, che diceva che i monumenti di Roma andavano isolati. Lui li voleva isolare perché fossero testimonianze del valore dell'Italia fascista in cui rinasceva l'Italia classica. Franceschini li vuole isolare perché devono rispondere all'ideologia del mercato, non più all'ideologia del fascismo. Ma ci sono delle, come dire, analogie di metodo piuttosto corpose. E per isolare il Colosseo bisogna mettere il biglietto al Pantheon, perché se non si mette un biglietto al Pantheon i soldi mancano per sostenere il patrimonio di Roma, che perderà gli introiti del Colosseo, una serie di danni collaterali a catena che investono il patrimonio forse più importante della Repubblica. Perché il ministro arriva a quest'idea? Chi gliel'ha data l'idea? Un intellettuale, un chierico, traditore secondo me. Daniele Maracord, professore, mio collega all'Università di Roma 3, che lancia l'idea su Archeo del 2014. La restituzione dell'arena, lo cito, domani permetterebbe al Colosseo di tornare ad essere carico di anni un luogo che accoglie non il semplice rito banalizzante della visita del turismo massificato, ma un luogo che nella sua cornice unica al mondo ospita, nelle forme tecnicamente compatibili, ogni possibile evento della vita contemporanea, chiuse virgolette. Questo è un mio collega, professore di archeologia. C'è una pars destruens. Il turismo di oggi, il turismo massificato, consente solo un rito banalizzante. Come ha detto in maniera più espressiva Luigi Covatta, ex sottosegretario ai beni culturali, Luigi, non Giobbe Covatta, il Colosseo così com'è è solo un inutile dente cariato. Uno penserebbe Giobbe, una battuta un po' infelice di Giobbe, no, è Luigi Covatta. Non esiste la possibilità che un archeologo come quello che abbiamo citato possa, con le sue parole, far vivere quel monumento nella coscienza di chi va a visitarlo. C'è una sfiducia radicale. Per il professor Maracord, il popolo bue dei torpedoni turistici non ha alcuna speranza, non riuscirà mai a vedere realmente e tantomeno a comprendere un monumento. Il lavoro, la passione, la competenza, l'impegno degli allievi del professor Maracord non potranno mai riscattare il Colosseo. E uno si chiede, ma perché quei turisti banali e massificati dovrebbero mantenere con le loro tasse l'università in cui questi archeologi che non servono a nulla si autopropagano? Perché, se l'unico uso del Colosseo che possiamo fare è trasformare in un palazzetto dello sport un po' della Bre? Perché? Questa è una domanda, come dire, che mi pare urgente. Poi c'è la pars construens del ragionamento. Il Colosseo diventa una cornice. È un linguaggio da, non so, da wedding planner, che parla di una villa palladiana con una splendida cornice per un evento. E questo, io credo, è l'ultimo stadio del tradimento degli intellettuali, da umanisti, cioè da portatori di senso critico, a esperti, e poi a consulenti, e quindi a piazzisti di monumenti, ridotti a splendide cornici in cui organizzare eventi suggestivi. Non sto a parlare dell'Arena di Verona, che conoscete bene, che potrebbe presto essere coperta, perché naturalmente è una corsa al rialzo che non ha fine. Allora la domanda è: il Colosseo può ancora essere uno spazio di produzione, redistribuzione di conoscenze, di democrazia, oppure deve essere
bisogna rassegnarsi al fatto che diventi l'ennesimo santuario del mercato? Questa è la domanda. Accanto al Colosseo, per spiegare la sorte del Colosseo, bisogna ricordare quale sia lo statuto del passato in questo paese. Il passato, la conoscenza del passato è paradossale. Da una parte è al centro di un enorme Luna Park del passato. Pensate per esempio alle feste medievali che attraversano l'Italia durante l'estate. Io ne ho censite un numero strepitoso. Sembrerebbe che mai come oggi gli italiani fossero stati interessati al loro passato. In Toscana, da Malmantile a Momigno, da Fosdinovo a San Casciano, a Scanzano, in Piemonte, Novara e Pernate, Altamura in Puglia, Brisighella in Romagna, Vairano in Campania, Abruzzo, Sicilia, potremmo continuare, sono tutte feste medievali. Alcune si chiamano sagre, e questo non ci dovrebbe far sorridere. Il ministro Alfano ha mandato alla sagra del mandorlo in fiore ad Agrigento un busto monumentale attribuito a Bernini alla Basilica Romana. Agrigento è il suo collegio elettorale, allora era ministro degli interni e non degli esteri, e il ministro degli interni è anche il capo del fondo edifici di culto del ministero degli interni, quindi può prendere una statua da una chiesa e mandarla alla sagra del mandorlo in fiore. Ma questo, diciamo, è un caso forse limite. Però se poi noi vogliamo continuare in questa, come dire, rassegna di feste medievali, ne troveremmo moltissime. C'è una specie di strepitoso successo di questo supermercato del passato, che è anche simpatico in fondo e che ci sembra innocuo, eppure mette radici preoccupanti in quella che il ministero chiamerebbe la valorizzazione alta. Cioè, mentre Cosenza Vecchia, non so se qualcuno è mai stato a Cosenza Vecchia, una città più bella d'Italia, una città storica strepitosa, va letteralmente in rovina. Se io ci torno ogni 2 o 3 anni, ci torno e la trovo sempre più sfasciata, sembra una città bombardata, ci sono le porte delle case chiuse con le assi di legno inchiodate, sembra di stare nell'immediato dopoguerra, nessuno se ne cura, ma il comune vuole aprire il museo di Alarico, che naturalmente non può esporre nulla, ma che dovrebbe celebrare la leggenda del re barbarico sepolto nel Busento, ricordate la poesia che abbiamo studiato a scuola. A Taranto invece si pensa a Sparta, c'è un comitato Artisti Uniti per Taranto che hanno depositato il brand Taranto, la città spartana. Hanno presentato un progetto per costruire una fontana con un colosso di 12 metri rappresentante il mitico fondatore spartano della città. Dite, una boiata pazzesca. Sì, ma il ministro Franceschini la commenta così: è un progetto molto bello, quando io insisto sul concetto che Taranto davvero può investire sulla propria storia, non penso al Museo Archeologico Nazionale, penso al fatto che Taranto è l'unica città spartana del mondo. Sparta è un brand che nel mondo ha un successo incredibile, nello sport e in tanti settori, e vi giuro che è una dichiarazione vera del ministro per la cultura. Allora, con un'orrenda battuta si può dire: chi farà, a chi toccherà il ruolo degli iloti, il popolo di schiavi su cui si reggeva il dominio di Sparta? Naturalmente i precari della cultura, c'è già un popolo di schiavi al Ministero per i Beni Culturali. Potremmo andare avanti, ma non c'è il tempo, sennò giustamente Maddalena poi mi tira le orecchie. La mia Toscana è completamente devastata. Divina Bellezza Discovery in Siena, un evento in cui si proietta sul meraviglioso rudere del Duomo Nuovo quello che viene chiamato storytelling. Interessante. È uno spettacolo di suoni e luci che proietta le grandi opere d'arte che sarebbero in originale dietro il muro, ma che si preferisce far vedere a alti 30 metri, per 13 euro a persona. A Firenze tiene banco contemporaneamente Magnificent. L'incredibile storia della bellezza che ha rivoluzionato il mondo, il sottotitolo a metà fra Vanna Marchi e Matteo Renzi, non so cosa ci sia in mezzo, ma insomma è lì nel mezzo. E che cos'è? Palazzo Vecchio, non un hangar di periferia. Sui muri di Palazzo Vecchio vengono proiettate le principali opere del Rinascimento, mi piace questa definizione, le principali opere del Rinascimento, narrate dalla voce di Andrea Bocelli. E non faccio battute. Una vera esperienza che parla al cuore e all'immaginazione, per 20 minuti a 8 euro. Il 2015 si chiude con il trionfo al botteghino del film di Sky su Firenze e gli Uffizi, un viaggio multidimensionale nello splendore del Rinascimento, musica da thriller che accompagna le immagini a effetto di una Firenze in forte chiaroscuro, più gotica che rinascimentale. Comincia così: nella leggendaria Firenze, tempio dell'arte, fucina del Rinascimento, capolavori eterni, storie arcane.
c'era uno sketch di Verdone meraviglioso sulle storie arcane, che voleva dire storie raccontate arcane in romanesco, e il livello è esattamente questo. C'è Savonarola, che naturalmente è un frate francescano e non domenicano, c'è un finale patetico, un pugnale piantato su un tavolo, su alcuni fogli bianchi, una pozza di sangue. E subito dopo si dice: vedrete un Da Vinci restaurato. Ora, chi è che dice Da Vinci in Italia? Noi diciamo un Leonardo, si sarebbe detto un Vinci nel nostro bell'Ottocento, ma non un Da Vinci. Da Vinci è una retroimportazione dell'americano di Dan Brown, e Da Vinci si chiama il ristorante di Italy a Firenze. Se le spie verbali hanno un significato, questo filone è significativo. Mario Cioni di Roberto Benigni, quando Roberto Benigni, come si dice a Firenze, era ancora nei suoi cenci, avrebbe detto: questa è maleducazione del popolo italiano. Allora, io credo che sia molto interessante chiederci: questa cultura va verso il sogno di Bobbio, cioè una società in cui non si distingue più fra intellettuali e non intellettuali, o va forse invece verso una regressione collettiva, infantile? E soprattutto, il passato, e qui vengo al post di Renzi, a che cosa ci serve? Forse come uno sterile specchio del presente, come qualcosa che rimanda alla nostra immagine. Quando alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti vediamo le foto e i selfie di un notissimo stilista, Karl Lagerfeld, quando alla Galleria Borghese troviamo i vestiti di un altro stilista esposti accanto alle statue di Bernini e ai quadri di Caravaggio messi alla pari, non dissacriamo la funzione dei musei, che non sono sacri, forse siamo noi a essere sacri, ma non i musei, ma usiamo i musei, cioè il luogo dove potremmo conoscere criticamente un passato che ci permetterebbe di tornare al nostro presente con uno sguardo critico, in una chiave che invece è di totale presentismo. Troviamo in quei musei le stesse cose che troviamo nelle vetrine dei negozi, delle strade che abbiamo percorso per arrivare a quei musei, e perdiamo un altro luogo fondamentale. Da questo punto di vista, la riforma dei musei del ministro Franceschini ha portato esattamente in questa direzione. Sono stati nominati dei direttori, tutto si è puntato tutto su dei direttori a cui si è affidato il marketing dei musei. La riforma era partita con l'idea di fare dei musei, ai tempi del ministro Brai, dei luoghi di elaborazione originale della conoscenza, cioè dei luoghi di ricerca. E invece non sono stati assunti giovani ricercatori. Alla Galleria Borghese la comunità dei ricercatori è formata dalla direttrice, è una comunità formata da una storica dell'arte, non c'è nessun altro. E in questi casi, in questo stato, naturalmente non si può fare ricerca. E il risultato qual è? Quello che alla Pinacoteca di Brera si espone un Caravaggio privato, che non è Caravaggio, e lo si mette a confronto con un vero Caravaggio strepitoso, il Caravaggio della cena in Emmaus, che fu comprato volontariamente dallo Stato in un momento in cui si acquistavano opere d'arte, un quadro che fu comprato in seguito a una vicenda di cui forse hanno parlato Cristiano Giovanetti e Lorenzo Carletti nel loro libro. Dopo le polemiche che ci sono state su questo uso di Brera per fare marketing, il direttore del museo ha posto un cartello sotto il quadro dicendo che il museo di Brera, la Pinacoteca di Brera, declina ogni responsabilità sull'attribuzione del quadro, che è stata fatta dal proprietario privato. Il museo irresponsabile, che così in maniera, come dire, non voluta si autodenuncia, è un po' il simbolo. Un museo che rinuncia alla responsabilità della cultura, della ricerca, della scienza, e che diventa un luogo di marketing. Concludo dicendo che questa come dire, deriva, perché così si tratta, di questo si tratta, è arrivata a stingere direttamente anche sulla scuola italiana. Ed è di questo che mi sono occupato anche recentemente. Accanto ai musei, gli Uffizi che decidono di accogliere i Pokémon, per esempio, pensando che così possano coinvolgere più giovani, accanto a Pitti, che diventa la sede di una festa di un addio al celibato, c'è una deriva ancora più grave che importa, impone... il mio tempo è scaduto, e impone tutto questo anche nella scuola stessa. Vi leggo un brano di Don Milani che per me rimane straordinariamente attuale, un brano
confluito in esperienze pastorali sul 1958 e che aveva avuto però una sua redazione precedente che si chiama La Ricreazione. Quando ripresi la scuola nel 52-53, scrive Don Milani, avevo ormai superato ogni interiore esitazione. La scuola era il bene della classe operaia, la ricreazione era la rovina della classe operaia. Mi perfezionai allora nell'arte di far scoprire ai giovani le gioie intrinseche della cultura e del pensiero e smisi di far la corte ai giovani che non venivano all'oratorio. Non perdevo occasione di umiliarli e di offenderli. Per esempio, capitava che andando in paese a telefonare trovassi uno di loro nel bar ad arrabattarsi con l'elenco telefonico. Se mi chiedeva di aiutarlo, invece di contentarlo alzavo la voce e lo infamavo. Se avessi avuto a fare io la figura che hai fatto te ora, di doverti raccomandare a un prete, te operaio, sarei stato a patti di non mangiare e non dormire e di non conoscere domeniche né ferie finché non l'avessi sfangata da me. Gli operai come te sono proprio come li vogliono i signori. Non lo vedi che organizzano apposta il Giro d'Italia e il cinema per imbambolarti e tenerti lontano dalla scuola e dal sindacato? Ora, la severità di Don Milani ci può sembrare forte, il Giro d'Italia, il cinema, cosa direbbe di fronte a tutto quello che ho provato ad elencarvi, a questa idea di cultura come ricreazione, opposta alla scuola. Il punto vero però è che non è opposta alla scuola, perché anche nella scuola tutto questo è penetrato. Davide Faraone era sottosegretario alla scuola nel passato governo. Quando presentò la buona scuola dichiarò: la buona scuola punterà ad una alfabetizzazione all'arte, alle tecniche, ai media di produzione e diffusione delle immagini che sono fondamentali per muovere le passioni dei suoi studenti. La scuola deve muovere le passioni, alfabetizzando non alla storia dell'arte, ma all'arte. Ora, quando uno come me, che fa lo storico dell'arte, sente dire una cosa del genere, si preoccupa, perché avrebbe preferito sentir dire che è fondamentale la storia dell'arte per alimentare il cervello degli studenti, per fornire agli studenti degli strumenti, non l'arte senza storia per muoverne la pancia. E naturalmente tralascio il resto. I cognitivi. Sì. Faraone continuava: non possiamo pensare se non ad una scuola centrata sul contemporaneo e declinata al futuro. Allora, il passato, se c'è, è un passato fantasy, un passato non conosciuto storicamente. La storia viene messa fuori dalla porta. Da una parte c'è il fantasy, c'è l'intrattenimento, c'è Voyager, c'è il Codice da Vinci, c'è la serie sui Medici, fatta perché in quel momento il potere era nei fiorentini, quindi si celebravano i Medici. Se domani ci sarà un premier Mantovano, ci saranno i Gonzaga. Però invece la scuola deve pensare al contemporaneo e deve essere declinata al futuro. Questo schiacciamento sul contemporaneo e sul futuro è, diciamo, il cedimento più grave all'assedio del presente, quello che definirei l'assedio, la dittatura del presente, che lascia completamente fuori una dimensione del passato come sorgente critica. Finisco con un testo che forse qualcuno di voi avrà letto, ma che mi sembra, perché è uscito su Repubblica pochi giorni fa, ma che mi sembra molto importante. Proprio in questi giorni questa idea di scuola è arrivata a quello che a me pare un culmine drammaticamente grave e importante. Sono arrivati alla Camera i decreti attuativi della buona scuola ed è arrivato anche uno che è intitolato alla materia cardine di questo libro, la cultura umanistica. Sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. La Valeria Fedeli si è fatta aiutare da Luigi Berlinguer a scrivere questo decreto, così abbiamo il peggio della cultura accademica baronale e il peggio dell'anticultura di una ministra senza nemmeno una laurea o un diploma di maturità. Quindi il problema non sono i titoli di studio, il problema è l'alleanza per il peggio che unisce alcuni personaggi di questo paese. Qual è la finalità di questo decreto? Leggo: il sapere artistico è garantito agli alunni e agli studenti come espressione della cultura umanistica. Per assicurare l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del Made in Italy, le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività.
Cultura umanistica, creatività e made in Italy, rigorosamente in inglese, sarebbero dunque sinonimi. Per conoscere il patrimonio culturale, la Ferrari e il parmigiano, tutto messo sullo stesso piano, bisogna essere creativi. È il modello Briatore, sostanzialmente. E si stenterebbe a credere che un decreto governativo imponga un modello Briatore nelle nostre scuole. Ma se poi uno va a leggere la relazione illustrativa del decreto, non c'è nessun equivoco, purtroppo. Cito: occorre rafforzare il fare arte quale strumento di coesione e di aggregazione studentesca che possa contribuire alla scoperta delle radici culturali italiane del Made in Italy, cioè fare arte per scoprire le radici del Made in Italy e alla individuazione delle eccellenze già a partire dalla prima infanzia, individuare le eccellenze del Made in Italy partendo dalla prima infanzia. Cioè tu a 3 anni devi riconoscere se una giacca di Armani è buona o è taroccata. Questo è l'obiettivo. Naturalmente devi riconoscere Armani e la Maserati e naturalmente devi imparare a desiderare di possederlo. E si raccomanda la pratica della scrittura creativa, fare il copywriter per gli spot, scrivere concept per reality show, per parlare della lingua ufficiale del mio, che è l'inglese. Ora, anche ammesso, io da storico dell'arte qualche dubbio ce l'ho, che esista un nesso genetico diretto tra la storia dell'arte e il Made in Italy, questo naturalmente non vuol dire un'equivalenza culturale, non vuol dire che Raffaello uguale Armani. E non vuol dire che questo si possa trasformare in un orizzonte formativo. A 6 anni mi devi saper parlare della Ferrari. E non c'è soltanto un problema di confusione concettuale, c'è il problema che si poneva Bobbio. Verso quale società andiamo? Una società, io credo, in cui non si riesca nemmeno più a distinguere la conoscenza critica dall'intrattenimento, l'essere cittadino dall'essere cliente, il valore delle persone e dei principi dal valore delle eccellenze commerciali. Una società dello spettacolo a tempo pieno, un enorme reality popolato da creativi, prigionieri di un eterno presente, senza passato e senza futuro.